senso. Così non lo recupero più che altro da... Grande Aghi! Vai! Vai! Dai. Siamo male da Dai, oggi ritorno qui a Modena, com'è stato? Tra l'altro anche con una bella vittoria. No, è stato un bel ritorno perché abbiamo vinto, quindi quando si vince vuol dire che va tutto bene. Tu oggi giocavi in casa, dai. Sì, ero molto emozionata, però allo stesso tempo ero molto contenta perché vedevo che la mia squadra vinceva e questo è un bene. Quindi com'è stato il tuo ritorno all'attività agonistica? Pensavo peggio, invece ho ripreso molto più velocemente di quello che mi aspettavo, soprattutto fisicamente mi trovo abbastanza bene e già questo per me è molto importante. Si parla di te in azzurro, stai facendo un pensierino? Sì, si sto facendo un pensiero e al 90% ci vado. Quindi giocherai il prossimo mondiale con l'Italia? E come palleggiatrice. Come palleggiatrice, questa è la cosa, ritorno a palleggiare per dopo te. Tanti anni e adesso devo di nuovo a ricapitolare e imparare come si palleggia, però non si dimentica mai. Sei passata in poco tempo da organizzatrice, sei nel comitato organizzatore qua dei mondiali a Modena dove si giocherà una fase cruciale del prossimo mondiale qui in Italia, a giocatrice e poi a nazionale azzurra. Infatti non so come farò a fare presidentessa e giocatrice, penso che non si può fare le due cose, uno e l'altro. Quindi lasciamo la presidentessa per un'altra volta. Meglio il campo. Sì, è meglio, molto meglio perché mi diverto di più. Senti, invece la vita da mamma come va? Come sta andando? Va molto bene, e mio bimbo è meraviglioso, stupendo. È la cosa più bella che mi possa aver capitato nella mia vita. E si fatica di più in casa o in campo? Se fatica di più, vabbè. Diciamo che mi fa un po' patire mio figlio. Ultima battuta sulla nazionale, dove può arrivare a questo punto l'Italia che gioca in casa? Se ci sono io. Ci vince. Ah, bravo, scherzo. Scherzo. Grazie, prego, ciao.